E ben ritrovate sul mio canale. Oggi vi faccio vedere come realizzo la base con i nuovi pennelli di Makeup Revolution. Ve li ho fatti vedere sul video dei video haul, degli acquisti che ho fatto di recente. Io mi sono trovata benissimo, sono veramente, veramente contentissima di averli presi. Non vi anticipo niente, vi lascio appunto al video. Giù nell'info box vi lascio nuovamente il sito dove io li ho acquistati. Che dire, niente, perché vi lascio appunto alla realizzazione. Fatemi sapere insomma se nel video insomma vi sono piaciuti. E appunto vi lascio anche le informazioni dei prezzi, insomma, e dateci un'occhiata a questo sito perché è veramente carinissimo. Tra l'altro mi sono trovata benissimo anche come tipo di servizio, spedizione, e il pacco è arrivato imballato davvero in modo eccellente. I miei occhiali sempre a vista, e niente, io adesso vi lascio appunto alla realizzazione. Ho registrato anche il video di questo make-up, appunto fatto con la palettina di Dior, che mi avete richiesto in tantissime, però il video è diviso in due, così insomma non diventa un video lunghissimo, e così insomma stiamo in compagnia più spesso. Io vi lascio, vi mando un bacione, fatemi sapere se insomma vi ho tentato e ci vediamo al prossimo. Ciao! Allora, ho già applicato il primer, sempre il solito di Dior. Adesso come fondotinta ho deciso di utilizzare il Double Wear di Estée Lauder, uno tra i miei preferiti, ve l'ho già fatto vedere anche altre volte. Ho le unghie in condizioni pietose, lavorando questa settimana me le sono distrutte. Torniamo al fondo, quindi ne applico qui sul dorso della mano, così, e decido di utilizzare il più grande di questi pennelli, appunto che vi ho fatto vedere prima. È la prima volta che li utilizzo, quindi diciamo li vedremo insieme all'opera. E quindi mi sposto da questa parte perché ho lo specchio. Allora, sensazioni, primissime sensazioni. Il prodotto scorre che è una bellezza, diciamo si fa anche più in fretta, è piacevole al tatto, questa sensazione buona, insomma. Ho paura che essendo così fragile si possa spezzare, per cui non lo impugno ma lo tengo così e incrociamo le dita che penso che insomma non sto facendo tanta pressione, quindi sto leggera anche come tocco. Spero che, a parte la cornacchia che si sente in sottofondo, insomma si riesca a vedere bene. Vado anche più giù in modo da non avere stacchi. Sono costretta ad avvicinarmi perché non ci vedo. Però, magari col pennello più piccolo andrò dopo a correggere magari qualche punto, tipo queste due macchioline che ho qua. È davvero una meraviglia, una coccola. Sì,
Questo ci piace perché l'avete provato con me. Adesso vado di correttore, il solito di Urban Decay, il Naked Skin Medio Light, il solito che utilizzo sempre. Quindi lo vado ad applicare con il suo applicatore. Vado sotto in questa zona per illuminarla, un po' qui al centro. Così. E vado a utilizzare quello medio, ok? Quindi vado inizialmente con appunto il pennello, poi magari vado di Beauty Blender per tamponare l'eccesso. Anche qui tengo come impugnatura, lo tengo così. Ecco, raggiungo sicuramente le zone più piccoline. Così vado di Beauty Blender per tamponare l'eccesso. Direi che anche lui è promosso. Adesso do un po' di definizione al viso con la palette di Anastasia, quella in crema, questa qua. Che non utilizzo tanto perché effettivamente il contouring non è che lo faccio più con i prodotti in polvere. Vado a utilizzare il più piccolino, questo più stretto, e vado a delineare le zone che voglio, diciamo, scurire. Vado piano piano perché non voglio esagerare. All'attaccatura. E poi qui. Adesso vado con i prodotti in polvere, ci vediamo tra un po'. Allora, prima di tutto vado con un pennellino così, la solita cipria di Yves Saint Laurent, e qui fissiamo appunto questa zona qua. La zona T, poi vado con la Hoola di Benefit, vado a fissare il prodotto in crema, questo è il 109 di MAC. Quindi fisso tutti i prodotti che ho utilizzato in crema. Scaldo un po' con la terra di Dior, questa qua. Non ho preso il pennello. Utilizzo questo qua di neve. Faccio appunto così. Riscaldo un po'.
vado a mettere l'illuminante, utilizzo questo di Estée Lauder da questa palettina. E il blush che utilizzo è uno dei miei preferiti, che si chiama Kendra di Nabla. Ecco qua, vado a completare il look e torno. Quindi, che dire, questo è il look terminato. Ripeto, io sono veramente soddisfatta di averli acquistati. Li vedrete spessissimo nei miei video. Fatemi sapere giù nei commenti se insomma vi incuriosiscono, se li prenderete. Insomma, scrivetemi. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!